desidero questo, che nell'82, abbiamo letto quell'articolo, è indirizzato il termine patrigno. In questo articolo qui si parla di una cosa diversa, di una... Beh, adesso credo che ci arriviamo. Non è che abbia detto patrigno. Penso che ci arriveremo abbiamo puntualizzato questo punto. Andiamo avanti. Non ha bisogno di allora. Che cosa volevo dire con questo termine padrino? Io non mi adesso? Sì, anche allora non mi riferivo a dei fatti specifici, mi riferivo a un certo modo di gestire il potere. E non l'ho usato soltanto con De Mita, l'ho usato anche con altri uomini politici e lo hanno usato molti miei colleghi, anche loro, per molti uomini politici, perché purtroppo questo linguaggio, diciamo, mutuato dalla malavita, dalla mafia, è entrato nel gergo giornalistico. E se questo è successo c'è anche una ragione, perché purtroppo la politica clientelare che in Italia c'è, spero che nessuno vorrà negarlo, è a molti punti di contatto con la malavita. Adesso non vorrei che fosse la malavita a querelarmi, perché allora, quindi io ho usato questi termini, ho usato nell'82 e poi l'anno scorso ho usato questo termine perché l'ho trovato, l'ho raccattato nel vocabolario in uso nella prosa giornalistica, siccome sento che sono stati allegati moltissimi altri articoli, non soltanto le vignette di Forattini, vabbè, quelle lì possono essere considerate come delle caricature soltanto, però le caricature partono sempre da delle verità, ma ci sono infiniti altri articoli, non so, di Panza, di Bocca, di infiniti altri colleghi, i quali dicono esattamente la stessa cosa. Io per molti uomini politici italiani al potere ho usato il termine boss, ho usato il termine mamma santissima, e sono tutti termini che poi sono l'equivalente di padrino. Senta, vediamo di fare un altro segmento, allora di verbalizzare. Probabilmente non adopererò la prosa che ha adoperato lei, molto, molto sciolta, la nostra è una prosa giudiziaria, molto sintetica. Se ha qualcosa da dire su quello che ha detto, lo dice subito. Il termine padrino l'ho adoperato proprio nel senso mutuato dalla malavita. Sì. Non solo nei confronti dell'onorevole De Mita, ma anche nei confronti di altri personaggi politici al potere. E vorrei intendendo alludere ad un certo modo clientelare di far politica. Ho adoperato, mi segue? Personaggi politici. Nel senso? Intendendo alludere a un certo modo di far politica. Ho adoperato in alternativa anche altri termini dal medesimo significato, sempre mutuati dalle organizzazioni criminali. Sì, signor Presidente, ma li ho usati perché oramai sono nell'uso. Non è che li ho inventati io. Arriviamo. Non sono il solo. Ad aver adoperato questi termini che ormai sono nell'uso.
Oltre i brani che ho prodotto, i brani di giornale che ho prodotto, basta riferirsi anche ad articoli di altri giornalisti. Mi pare che ha citato Panza e Bocca. Panza, Bocca, ma ce ne sono infiniti altri. Panza, Bocca e infiniti altri. Mi pare che qui abbiamo concluso quest'altro. Per esempio, l'ultimo caso sul quale noi non siamo mai intervenuti. L'acquisto di quella casa a Roma fatto da De Mita, sul quale si sono scritte delle cose molto pesanti sul suo conto, non sul giornale, perché io ho proibito di scrivere delle cose contro De Mita sul giornale per quell'episodio. Però anche questo, insomma, è politica padrinesca, e questo, insomma, e gliele hanno scritte. Ma in che senso è politica padrinesca? Beh, insomma, è una maniera molto personale di concepire il potere, di usarlo poi per avere dei benefici, eccetera, eccetera. Ma forse allude a quell'episodio che io non conosco. Ma no, conosco tutto. Della casa, che vabbè, il giornale non ha raccolto. Non c'entra nulla. Non c'entra nulla, lo voglio dire, qua. Questo è l'ultimo caso in cui questi termini sono stati usati in abbondanza. Vuole che sia verbalizzato qualcosa di questi? No, non è necessario. No. Quindi, questo è per quanto riguarda il discorso del termine padrino. Sì. No? Poi ha qualcosa da aggiungere in relazione al così, anche al tono generale dell'articolo? Ma posso aggiungere questo, che per esempio io sono così lontano dall'idea che si possa scendere a querele in questi episodi che quando l'onorevole De Mita, in un discorso a Grosseto, riprodotto da tutta la stampa, mai smentito, eccetera, anzi confermato, disse che un giornalista del giornale era andato a raccontargli che i giornalisti del giornale erano prezzolati addirittura. Era un'offesa specifica. I miei redattori volevano fargli querela, io gliel'ho impedito. Semplicemente scrissi dicendo: l'onorevole De Mita ora ha il dovere di dire chi è questo giornalista che gli ha detto che i giornalisti, che i colleghi del giornale sono prezzolati e quali sono i prezzolati. Lui naturalmente disse che era stato frainteso, eccetera, eccetera, invece erano tutti dei galantuomini, delle persone per bene, ma io mai gli avrei dato querela. Eppure il prezzolato è un po' peggio di padrino. È tanto lontano dalla mia mentalità ricorrere alla querela. Che quando nel discorso di Grosseto l'onorevole De Mita ebbe a dire pubblicamente, ma c'è l'indicato di avere appreso da un giornalista del mio giornale, sì, che i suoi colleghi dello stesso giornale erano prezzolati. Mi guardai bene dal proporre querela e convinsi il comitato di redazione, certo, a non proporre querela
pur consapevole della gravità del termine prezzolato. Beh, Chiesi la smentita, naturalmente. Mi limitai l'indomani a chiedere che l'onorevole De Mita rendesse noto il nome della sua fonte di informazione. Cosa che l'onorevole De Mita non fece, sì, sì. In quanto smentì, affermò di essere stato frainteso. Ma lei forse però in questo articolo non si è limitato a dire a dare del padrino, perché lei dice questi metodi da padrino andranno bene a Nusco e coi compagni di Nusco. A Milano, ecco, noi altri sono destinati a fare bluff. Sì, sì, c'era un'occasione specifica, devo dirla. Sì. Quell'articolo fu occasionato dal fatto che l'onorevole De Mita propose una legge detta opzione zero che doveva impedire a chi possedesse delle catene televisive di possedere un giornale. Ora, questa è una delle cose più assurde, perché in tutto il mondo i giornali e le catene di televisione sono sposati, sono proprio due attività, come si può dire, sinergiche. Ma il fatto grave era un altro, che in questa condizione si trovava solo il giornale. Quindi si voleva escogitare e far approvare una legge che colpiva solo il giornale. E quale giornale? Guarda caso quello che dava particolarmente noia all'onorevole De Mita. Un caso di padrinaggio più eloquente di questo non so dove si possa andarlo a cercare. Noti bene, signor Presidente, che a me poi, se il signor Berlusconi dovesse vendere il giornale, a me non importerebbe assolutamente nulla, per il semplice motivo che il giornale è inattivo. È un giornale inattivo, a parte il fatto che per un contratto lui lo deve rivendere a me. Io i soldi per ricomprare un giornale inattivo, il mio, li trovo non in due giorni ma in due ore. Me li offrono tutti, come è logico. Un giornale inattivo è un boccone che fa gola a tutti quanti. Quindi non era per questo, anzi, ne dirò di più. Il signor Berlusconi era ben contento che andasse in porto la opzione zero, perché quella gli metteva a posto le televisioni, e quanto al giornale nel suo insieme, diciamo, il giornale è una piccola cosa, perché va bene inattivo, ma il nostro attivo sono 2 miliardi l'anno, quindi è una briciola, mentre invece si metteva a posto le televisioni. Quindi non c'era nemmeno coincidenza di interesse fra me e Berlusconi, ma c'era la mia indignazione per una legge che veniva proposta per colpire un giornale. E questi sono, signor Presidente, l'ho scritto allora e lo confermo qui, metodi da padrino. Allora, la forza polemica, possiamo dire così, la forza polemica, sì, del mio articolo era dovuta alla indignazione che aveva suscitato in me un progetto di legge. Il progetto di cui si era fatto fautore il De Mita.
secondo il quale chi era proprietario di catene televisive non poteva avere giornali. In questa condizione era solo. Poiché in questa condizione vi era solo il mio giornale, era chiaro per me che si voleva colpire con quel progetto di legge il mio giornale, perché dava fastidio. Pare che ha detto così. Mi potrei inserire dopo che ha tenuto la presentazione? No, no, perché dava fastidio. Ritengo che la mia reazione sia stata più che adeguata alla situazione, anche se devo dire che il giornale è inattivo. Sì, e quindi non ha più problemi. E quindi avendo l'opzione per il riacquisto delle azioni, non avrei problemi il riacquisto delle azioni, non avrei problemi al rinvenimento del finanziamento necessario per fare riacquisto. Voleva una sensazione. Sì, proprio per completare il discorso di Montanelli, mi pare che sia opportuno, e se il tribunale lo riterrà, di fare questa domanda a Montanelli, cioè quali erano i rapporti con le dita, perché c'è stato un periodo, signor Presidente, scusi, vi ho pregato innanzitutto di stare un pochino più indietro, perché capisco che state lavorando, ma anche noi, quindi un pochino più indietro. E poi non fate fotografie mentre c'è il dibattimento, danno fastidio. Adesso è ancora una preghiera, la prossima volta non sarà più preghiera ma sarà un'espulsione dall'aula. Presidente, proprio a proposito di questo convincimento di Montanelli che l'opzione zero proposta dall'onorevole Vita era mirata contro il giornale, anche contro il giornale, diciamo, se può spiegare Montanelli quali sono stati i rapporti con De Mita. No, Presidente, è importante perché c'è stato un episodio. L'episodio che ho letto sul giornale, e allora lo dice. No, Presidente, non è scritto. No, è qualche cosa che riguarda un certo modo praticamente, ecco, allora, De Mita. Ecco, vediamo, scusi, vediamo una cosa. Lei ha detto si voleva colpire il giornale perché dava fastidio. Allora, spieghi perché dava fastidio. Signor Presidente, un giornale quando critica dà sempre fastidio. Ora, è chiaro che questo giornale non è al servizio di nessuno e purtroppo i nostri politici distinguono l'umanità in due categorie, i servitori o i nemici. Se non li serviamo diventiamo nemici, e quando diventiamo nemici tutti i dispetti sono possibili.
Ora, un giornale indipendente che cerca di restarlo, cioè di non legarsi mai al carro di qualche partito, di qualche uomo politico, e io sfido a non riconoscere queste caratteristiche nel giornale. Vabbè, noi abbiamo dei punti di riferimento così, diciamo, ideologici vaghi, siamo un giornale che certamente è vicino soprattutto ai piccoli partiti laici, ma non si è mai messo al servizio dei grandi carrozzoni, né democristiani né socialisti e tantomeno comunisti. Noi vogliamo osservare una libertà di critica, questa libertà di critica la esercitiamo, riconosco, con una certa vivacità, e quindi siamo i nemici. Siamo i nemici e come tali veniamo trattati. Questo intendiamoci bene, è giustissimo, è giustissimo. Noi non dobbiamo essere amici degli uomini politici. Quanto a De Mita, io quando fu eletto segretario lo accolsi molto male, con un articolo infinitamente più aggressivo di quello per il quale adesso mi ha querelato. Scrissi perfino che nella DC di De Gasperi De Mita non sarebbe diventato neanche fattorino a Piazza del Gesù. Perfino questo. Quindi, poi ci fu una bonaccia perché degli amici comuni vedeva dire: ma no, facciamogli un po' di credito. Certo credito glielo facemmo, ma la pretesa era di metterci al servizio, che noi ci mettessimo al servizio, e al servizio no, io francamente non mi posso mettere al servizio di nessuno. E allora per questi motivi per cui se non si è al servizio si è nemici, noi eravamo considerati e siamo considerati nemici, e questo mi onora profondamente. Ho adoperato il termine "il giornale dava fastidio" volendo alludere al fatto che per i nostri uomini politici i giornalisti o sono amici o sono servitori, o sono servitori o sono nemici. E il nostro giornale non vuole essere servitore di nessuno. Di nessuno, diciamo, pur richiamandosi ideologicamente a certi principi, a principi dei partiti laici, sì, ma rifiutando ogni e qualsiasi sudditanza nei confronti dei grossi partiti. Democrazia Cristiana, Partito Socialista e tantomeno Partito Comunista. Quando De Mita fu eletto segretario del suo partito nel 1982, 81, 81, non lo so. 82. 82. Scrissi un fondo molto più aggressivo, va bene come te. Sì, sì, perfetto, perfetto. Rispetto a quello nel quale De Mita ha proposto la querela di cui è processo.
finiamo questo, sì, su questo punto. Dissi, scrissi anzi, che nella Democrazia Cristiana di De Gasperi De Mita non sarebbe stato chiamato neanche a fare il fattorino. Per l'intervento di comuni amici il giornale dette un po' di credito a De Mita negli anni successivi. Rifiutò sempre comportamenti e servili. Servili. E provocando. Signor Presidente, ogni tanto ricevevo la telefonata di De Mita e diceva: ma che brutto articolo è uscito sul tuo giornale. Io non consento a un uomo politico di venire a dire che sul mio giornale esce un brutto articolo. L'articolo lo giudico io e lo giudicano i lettori, ma non il Presidente del Consiglio. Il Presidente del Consiglio è da poco De Mita, se mi pare. Non è da poco il Presidente del Consiglio, De Mita? Sì, da poco. Quindi queste telefonate si ritornano. No, quando era segretario del partito. Quando era segretario del partito. Al motivo della rottura. Provocando. Non so come era. Per l'intervento di comuni amici il giornale deve un po' di tempo a De Mita. Negli anni successivi, ma rifiutò sempre comportamenti serventi, provocando. Provocando che cosa? Provocato qualcosa? Provocando la mia. Legga bene con. Non ho capito. Per l'intervento di comuni amici, sì. Il giornale ha detto un po' di credito a De Mita negli anni successivi, ma rifiutò sempre comportamenti servili, provocando. Provocando queste continue interferenze. Continue interferenze. Interferenze per. Che erano estremamente. Che noioso. Mi irritava. Eh? Che mi irritava. Che mi irritava. Signor Presidente, scusi, vorrei completare. Senta, siccome non le cose non accadono a caso, lei quando ha scritto il pezzo, ha scritto per avvertire. Avvertire ha messo una virgoletta iniziale e una virgoletta finale. Sì, signor Presidente. Poi più in là dice ne rappresenta un campione di tutto rispetto e ha messo una virgoletta di apertura e una virgoletta di chiusura. Allora, magari se ci spiega il senso e il significato di questa virgolettatura. Voleva. Glielo spiego subito, signor. Siccome dicevo tu sei un padrino, io uso il tuo linguaggio e faccio il padrino anch'io. Tu mi avverti e io ti avverto. Tu sei uomo di rispetto e io sono uomo di rispetto. Questo volevo dire. La virgolettatura alle parole avvertire e rispetto erano dovute al fatto che io volevo significare di adoperare volutamente la terminologia del padrino. In quanto
avendo dato del padrino a De Mita, lo davo anche a me stesso. Volevo fargli intendere che ero padrino anch'io. E se lui mi mandava avvertimenti, il mio era un avvertimento. Se lui era uomo di rispetto, anch'io ero uomo di rispetto. Ma il termine padrino viene mutuato, come diceva prima, da un'organizzazione mafiosa. Sì, lo so, signor Presidente. Allora mi domando, lei dice io ho dato del padrino a De Mita perché ormai nel gergo comune un certo modo di far politica viene paragonato, sì, a un certo modo di fare delinquente. Allora mi domando, siccome il del padrino si dava anche lei, a che tipo di rapporto si riferiva quando lei si voleva dare del padrino? Mi volevo mettere, volevo dirgli guarda, non fare il padrino perché lo so fare anch'io. Anch'io il padrino, questo mi sfugge, cosa voleva dire? No, è lo stile del padrino. Io non ho mai detto che De Mita ha usato la lupara o ha fatto ammazzare qualcuno. Voglio dire che gestisce il potere come con uno stile da padrino. Assoluto. Sei come? Ho detto il metodo cui lei si è riferito è il metodo assolutistico dei sacri. Bravo, è il metodo personalistico dei fatti, il ti faccio vedere io, se non fili dritto ti mando in galera, perché questo è il linguaggio che lui usa. Allora volevo dirgli che a me non mi faceva vedere nulla e in galera non mi ci mandava. Questa era la mia risposta. Se avessi dato una risposta simile ad Andreotti, a parte che con Andreotti non saremmo mai arrivati a questi estremi, Andreotti mi avrebbe mandato un telegramma dicendo caro compare, siamo d'accordo. Cioè, quello che vorrei puntualizzare è che io non mi riferisco a atti specifici quando do il padrino a De Mita, mi riferisco a un suo stile, a un suo modo, a quel suo essersi circondato, per esempio. Questo lo verbalizziamo e l'ho detta lei a verbale, perché non sono così bravo come lei. L'ho detta lei questo, sì, questo se vuole. Da dove cominciamo? Un'ulteriore specificazione del termine padrino. Il termine di padrino è stato usato da me. Prima della famosa opzione zero, che le ripeto, dall'80. Piano perché non stenografo. Prima della famosa opzione zero, non in relazione a qualche gesto specifico, compiuto dall'onorevole, ma in relazione a un certo stile personalistico e paternalistico che lui usa nell'esercizio del potere. Per esempio, non è un mistero per nessuno che
che tutto il vertice del Partito Democristiano è composto da un pretorio di comparielli di quelle parti, silenzio, di comparielli delle sue terre, che sappiano soprattutto giocare a 3-7, perché questa è una delle condizioni. Sì, chiedo scusa. Se no, non glielo do più. Ogni tanto scrivo un articolo anche quando parlo. Senta, una domanda. Il suo fondo ha un titolo, Messaggio di Padrino. Era il mio. Chiarimento, ecco. Il messaggio di Padrino è quello che lei manda a De Mita. Certo, signor Presidente, per questo che non si può offendere il signor De Mita. Do di Padrino a me stesso, che diavolo vuole. Il titolo Messaggio di Padrino è chiaramente inteso al mio messaggio a De Mita. Diciamo al mio contromessaggio, vabbè, è lo stesso. O meglio, al mio contromessaggio a De Mita. Parte civile, pubblico ministero, domande. Io vorrei completare, signor Presidente. Sì. In quell'articolo che ha citato, che è del 1982, in occasione dell'assunzione della carica a segretario della Democrazia Cristiana, tra le altre cose, Montanelli dice, poi farò una domanda proprio specifica su questo punto, ne suscita De Mita, cioè perplessità, non perché sta a sinistra, ma perché vera o falsa la sua immagine è quella di un concentrato di quando nella democrazia c'è di peggio, integralismo, populismo, democrazia cristiana, sì. All'accordo con i comunisti, che ora rinnega, vince di rinnegare, De Mita è portato non da un progetto strategico, secondo noi perverso, ma conseguente all'amore, ma dalla vocazione al papocchio. De Mita lo concepisce come un incontro di cose nostre, virgolettate, da regolarsi fra boss all'acutolo. Ora, a proposito di questo punto, signor Presidente, Montanelli ha parlato di questo tentativo di avvicinamento con De Mita e ci sono state anche delle interviste che De Mita ha concesso a Montanelli. La domanda, avvocato. Ecco, la domanda è questa, subito, Presidente. Quando si è presentato, e questo sempre a proposito del consenso che noi sosterremo anche in questa causa, ha detto causa, che c'era un errore geografico, no, e topografico. No, esatto, ma lui però, ecco, vorrei dire, no, c'è stato, quando si è presentato, la presentazione, quando è avvenuta la presentazione, Montanelli si è presentato, Montanelli, cosa dici? E De Mita si è presentato, piacere Cutolo, è vero o non è vero? Sì, vabbè, ma questo era. È verissimo, è verissimo. Ma questo fa onore a De Mita. Fa onore nel senso di un certo senso dell'umorismo. Credo che non volesse assolutamente sostituirsi, fare una sostituzione di persona a De Mita, no? No. Spiritoso. Dobbiamo verbalizzare. Sì. Dobbiamo verbalizzare la battuta. Allora, a domanda della difesa, la prima intervista che feci personalmente a De Mita, signor Presidente, quando io mi presentai, l'intervista non la volli io, la volle lui. A sua richiesta. A sua richiesta. Oh. La prima intervista, a sua richiesta, quando io mi presentai, De Mita, dandomi la mano, si presentò come Cutolo, con una battuta spiritosa
di cui gli do atto. Sebbene io avessi parlato quando lui era stato eletto come di un capo di Cosa Nostra, quindi peggio che Padrino, capo di Cosa Nostra, ma allora aveva bisogno di un'intervista e quindi... Possiamo completare intanto l'ultima precisazione che ha dato il direttore, cioè che questa battuta si riferiva al fatto che De Vita era stato definito come un padrino di Cosa Nostra. Cioè, anche questo forse è bene completare questa battuta. Probabilmente la sua battuta era dovuta al fatto che in precedenza in un mio fondo avevo affermato che De Mita era... Era un esponente di Cosa Nostra? No, non credo un esponente. No. Non abbiamo l'articolo. Non avevo detto questo. Come ha detto lei, non so. Avevo detto che lui aveva sempre gestito la sua politica come una specie di Cosa Nostra. Aveva gestito, aveva sempre gestito la sua politica come come una Cosa Nostra. Come una Cosa Nostra. Presidente, io adesso vorrei una indagine che opportunamente il Tribunale ha fatto sul, siccome il direttore è stato, come aveva detto anche nella lettera inviata al giudice istruttore, preciso, cioè gli ha detto che questa opzione zero era diretta alla soppressione del giornale. No, soppressione no, insomma. Eventuale scomparsa, sì. Trasformazione. Sì, condizionamento. Lei non l'avrebbe fatto sopprimere perché le intenzioni di questa situazione. Ora, prima domanda. Io volevo sapere che accertamenti nella sua responsabilità di articolista, di fondista, il direttore ha fatto per poter formulare questa proposizione di partenza dell'articolo. Quali accertamenti quindi, concreti pratica, fatto per stabilire la proposizione che l'onorevole De Mita fosse portatore dell'opzione zero in prima persona? E poi la seconda domanda posso è rispondere. Quali accertamenti, la seconda così completa, no, ecco, così completa. E la seconda è quali accertamenti ha fatto per stabilire la relazione tra una eventuale iniziativa di questo tipo e una privatizzazione della iniziativa, come se fosse iniziativa dell'onorevole De Vita contro il giornale. Quali accertamenti in punto di fatto ha svolto? In pratica lei ha detto, mi dico la domanda della sì, ho sentito questo. Lei ha detto, ha motivato il suo articolo di fondo, no? Sì. In relazione a questo progetto di legge che secondo lei era portatore il De Vita. La parte civile vuole sapere in base a quale tipo di informazioni era arrivato a questa conclusione. Primo, che esistesse il progetto, e secondo, che questo progetto fosse portato da De Mita. Scusi, a trovarsi in quella condizione c'era solo il giornale. No, non è questa la domanda. La domanda è questa. Perché l'attribuisce a De Mita il progetto? Montanelli. Montanelli. Non mi sono spiegato. La domanda è questa: quale tipi di informazione quali accertamenti poi lei ha fatto per stabilire, primo, che esisteva questo progetto e secondo, che questo progetto fosse di De Mita? Poteva essere anche di un altro personaggio politico, no? Signor Presidente, come è arrivato a queste conclusioni? Questo progetto era su tutti i giornali, era già in discussione presso il Consiglio dei Ministri, presieduto dall'onorevole De Mita, e il progetto portava la firma dell'onorevole De Mita. Siamo ancora nella fase della sera. La proposta è venuta da De Mita. Avvocato. Sono venuto a parlare solo di questo progetto.
Allora, c'è lì. Vivamente compiaciuto di sentire. Allora. Il direttore, ma devo fare solo il processo. Allora. E perché cosa stiamo facendo? Avvocato, la prego. Si vuole fare soltanto il processo. Allora. Qui sta facendo qualche altra cosa. Allora. In pratica, lei dice, se su questo progetto definito opzione zero, sì, ne parlava già la stampa. Tutta la stampa. Tutta la stampa. Perché è una cosa poi che riguardava la stampa. Certo. E che questo progetto fosse riconducibile a De Mita e non per esempio ad altri personaggi del governativi. Lei che come l'ha fatta a sapere? Ma fu portato il Consiglio dei Ministri dall'onorevole De Mita, Presidente del Consiglio. Chi glielo disse questo? Era in tutta la stampa. Io non me e del resto De Mita non ha mai negato questo, la paternità di questo progetto. Allora, era su tutta la stampa. Signor Presidente, prima che si confondano le idee, una cosa è il progetto e una cosa è il programma. L'avvocato vuol sapere. Guardi. Abbia pazienza lei. Ma no, io devo fare le domande e devo avere delle risposte. Sì, si parla del programma, adesso si possono confondere. Adesso non confidiamo in Montanelli, sta parlando del Consiglio dei Ministri avvenuto dopo. Ma io non parlo di politica, che non ho fatto di indagare sulla verità del fatto, me la politica non interessa al fatto. Allora, per cortesia, cerchiamo di capire. Quindi la domanda. Lei l'ha capita bene. L'ho capita benissimo. No, credo, lei ha scritto in fondo perché ci ha dato le sue giustificazioni. La parte civile vuole sapere, e gliela ripeto ancora la domanda perché lei ci ripensi. Ha detto l'interrogatorio. Allora, perché da quali fonti lei aveva saputo che esisteva questo. Quando ha scritto questo. Quando ha scritto questo messaggio di Padrino? E siamo il 9 aprile dell'88, no? Quando è scritto questo? Primo, da chi aveva saputo che c'era questo progetto, e secondo, da chi aveva saputo che questo progetto era dell'onorevole De Mita. Questo è quello che vuole sapere. Quindi l'8 aprile del 1988 siamo. Allora, tanto per non fare confusione con qualcosa che magari è avvenuto dopo, perché altrimenti noi vogliamo chiarezza, non vogliamo confusione. Per la Quindi prima siamo parte, all'8 aprile del 1988. Per la prima parte la notizia di questo progetto di legge era su tutte le agenzie di stampa, su tutti i giornali, dove era già cominciata la discussione se questo fosse legittimo o no. Quindi io non è che scoprivo chi aveva avuto degli informatori speciali, era su tutta la stampa. Basta andarla a scorrere. E anche il fatto che fosse De Mita a portare questo progetto. De Mita automaticamente assumeva la paternità di questo perché era lui che l'aveva portata. Se poi De Mita abbia avuto dei consiglieri occulti, questo a me non mi allora, interessa. La responsabilità della parte civile. La notizia del progetto della cosiddetta opzione zero. Era in quei giorni di dominio su tutti i giornali e di dominio pubblico. Assolutamente. Infatti non c'è mai stato discussione su questo. Che poi che nasca qui, il progetto fosse riconducibile a De Mita. Lo avevo ricavato dal fatto che era presentato da lui. Era presentato. No, non soltanto. D'altronde. Come portato nelle notizie di stampa. D'altronde, a quel che mi risulta, tale circostanza non è stata mai smentita da nessuno. Da nessuno. Io perché lo dica quando il direttore si consente di questo progetto non voleva meglio, tanto è vero che aveva davanti fatto in funzione del fatto determinato, lo dico per lealtà nei confronti.
confronti del rettore, allora, della difesa. Lealtà per lealtà. La querela è stata fatta anche per smentire che l'onorevole De Mita sia titolare di un progetto esclusivo. Nella querela non c'è niente di questo, signor Presidente. La contestazione. Nella querela non c'è nessuna parola. Vabbè, una cosa è la valutazione, certo. Una cosa poi è quello, le domande che bisogna fare all'imputato. Quindi se ci sono delle domande facciamo le domande, poi le considerazioni le si faranno dopo. No, dicevo riferimento alla davanti in relazione a questa parte che noi contestiamo. Ora, siccome posso continuare. No, stavo rileggendo la querela per cercare di vedere qual è il punto che lei richiamava. La querela è presentata nei confronti di tutto l'articolo ed è contenuto in riferimento all'aggravante del fatto determinato. Il fatto determinato è rappresentato dall'aver attribuito all'onorevole De Mita improprio per ragioni di vendetta privata, così come abbiamo sentito stamattina, per ragioni di vendetta odiosa peraltro, per la parte che mi riguarda, nei confronti di un libero organo di stampa, per aver attribuito all'onorevole De Mita questo progetto come un progetto volto a far chiudere o a fare cambiare la proprietà. Ma io leggo qui, per la verità c'è una riproposizione di tutto l'articolo. Se mi permetto di completare, c'è una contestazione che giudice e nei confronti della quale il direttore si è anche difeso con una lettera di cui poi chiederemo la conferma, naturalmente, perché fa parte del suo interlocutore. Allora, è stato contestato e non è stata sollevata nessuna. Andiamo avanti con le domande. No, signor Presidente, posso intervenire su questo punto? Non è oggetto di discussione, non stiamo discutendo. Qui siamo nella fase processuale dell'interrogatorio dell'imputato. Allora, bisogna fare domande all'imputato. Esatto. Poi ci sarà il momento in cui ognuno farà le sue argomentazioni. Ma siccome l'avvocato Sindicato dice che questo patto è stato oggetto di lamentela dell'onorevole De Mita, e questo sarà un oggetto, lo cancelliamo come se non l'avesse detto. Assolutamente niente di tutto questo nella querela. Vabbè, basta. E andiamo avanti con le domande. Andiamo avanti con le domande. Penso che se abbiamo verbalizzato la risposta. Era su tutti i giornali di dominio pubblico. No, la risposta alla seconda domanda. La seconda che opportunamente ha fatto, cioè la riferibilità esclusivamente all'onorevole De Mita di questa che non è una lettera. Era stata presentata da lui, mi pare che ha detto, e nessuno altro. È vero, così? Era stata presentata con la sua firma in Consiglio dei Ministri. In Consiglio dei Ministri, e d'altronde nessuno l'ha smentito, poi dopo che nessuno l'ha smentito mai. Sempre per gli altari, il Consiglio dei Ministri non c'era. Cioè, lei confonde forse col momento successivo. Può anche darsi, adesso non ricordo. In pratica, ecco perché prima dicevo facciamo chiarezza e non confusione. In pratica ci sono due momenti. Qui siamo nel momento in cui si sta formando il governo. Proposta. E quindi siamo nella quella mi pare che politicamente si chiama la trattativa per arrivare a un programma di governo, no? Poi c'è un problema di Consiglio dei Ministri, però quando già è superata questa fase, quindi siamo dopo l'articolo che lei ha scritto. E allora, per cercare di far chiarezza, veda un po' se ci può dire qualcosa in relazione ai suoi ricordi. Noi vogliamo sapere quello che lei sapeva, non che ha saputo dopo, ma quello che sapeva quando ha scritto questo Io sapevo pezzo. Che c'era questo disegno. No, è chiaro il discorso. Ho capito. Perché si possono sovrapporre le due cose nel ricordo, il ricordo della trattativa di governo e poi il ricordo del Consiglio dei Ministri. Però sono due cose distinte, adesso non so quanto tempo dopo è avvenuto il Consiglio dei Ministri. Sì, parla di agenzie di stampa, no? Vediamo. Io non credo che l'opzione zero sia stata parte della trattativa per la formazione del governo. Non credo, non mi pare. Aspetta, posso sbagliarmi. Montanelli, le leggo le prime tre righe del suo articolo. Perché le prime tre righe forse le richiamano alla memoria qualche cosa. Lei comincia così. Da quanto riferiscono le cronache, e quindi lei fa riferimento alle cronache, fra le varie condizioni poste dall'onorevole De Mita per formare il governo, allora, ci sarebbe anche questa, e poi va giù. Ecco. Allora, devo ricordare queste tre righe, può darsi che con queste tre righe lei ricorda quello che la parte civile vuole sapere. Confermo quello che ho detto.
cioè che nelle trattative per la formazione della maggioranza di governo De Mita pose come condizione. Ecco, da chi l'ha saputo questo? Questo vuole no, era, era su tutti i giornali, signor Presidente, non, è, non era un'informazione particolare. Ma come no? Era su tutti i giornali e in tutte le agenzie di Stato. Allora, la... e questo non fu mai smentito, infatti. Nessuno ha smentito mai. Che nelle trattative per la formazione del governo De Mita avesse posto come condizione l'accettazione della opzione zero era sui giornali e sui dispacci di agenzia in quei giorni. D'altronde, ripeto, nessuno mai ha smentito questa circostanza. Anzi, di fatto De Mita ha confermato in una sua intervista. Vabbè, poi parliamo di intervista. Allora, in una sua intervista l'ha confermata a Scalfari, che è stato lui il padre dell'opzione zero. Vabbè, diciamo, andiamo avanti con le domande. Adesso poi era la terza domanda relativa a questa, cioè e come ha collegato, così come ha detto nell'interrogatorio stamani, come ha collegato questo atteggiamento, questa pretesa, questa richiesta politica dell'onorevole De Mita ad un progetto di vendetta nei confronti del giornale, come lo ha collegato? Lo ha spiegato. Da... Avvocato, oh, per cortesia. No, avvocato, per cortesia. È entrato il fatto, l'ha dimostrato. Allora, la parte civile vorrebbe meglio spiegarlo. Perché ha collegato questo progetto, che sia pure, lei ha già detto, colpiva solo esclusivamente il giornale, a una volontà vendicativa nei confronti del giornale, al di là magari del riferimento generico davamo fastidio, perché è un po' quella frase che, sulla quale ci siamo già soffermati. Ne vuole sapere forse qualche cosa di più? Parliamo dell'accertamento. Come si fanno gli accertamenti nell'animo di un ministro o di un deputato o di un uomo qualsiasi? Quale altro motivo poteva esserci? A mio Io escludo avviso, qualsiasi altro civile, motivo. A mio avviso l'iniziativa dell'opzione zero non poteva essere dovuta ad altro motivo se non a quello di colpire il giornale. Volevo sapere se completare oltre questa lettura di dispacci o di articoli che non sono stati esibiti, perciò facciamo la domanda, perché sono stati esibiti gli articoli con le vignette di copertina ed altri, ma questi non sono stati esibiti. Oltre a questa lettura di giornali e di dispacci di agenzia, il direttore, per rendersi conto se questo fatto fosse o meno vero, quali accertamenti ha svolto? Il fatto che esistesse una opzione imposta dall'onorevole De Mita diretta a su questo ha fatto degli accertamenti su questo fatto oppure si è limitato a prendere atto di quello che le cronache io dicevano? Ho preso atto, signor Presidente, quando sul mio tavolo arrivano dei dispacci d'agenzia che mi dicono che in Armenia è scoppiato un terremoto, che cosa crede l'avvocato della parte civile? Che io mandi qualcuno a verificare? Vabbè, non faccia polemica. Le agenzie sono lì per bacca, è impossibile che no, tradisca. No, esattamente non l'ho detto. Allora, ma un po' diverso. La domanda della parte civile, la domanda della parte civile. Qui si fa il processo di intenzioni. Non ho fatto. Non ho fatto alcun accertamento concreto. Silenzio! Non ho fatto alcun accertamento concreto in ordine all'attribuibilità a De Mita della opzione zero, perché non lo ritieni necessario. Però
data che la notizia era di dominio pubblico. Pare che sia questa la risposta. Questa. Ancora domande la parte civile? Sì, signor Presidente, quando, per tornare un attimo alle parole virgolettate, quando il direttore fa riferimento per secondo, per avvertire, tra virgolette, l'onorevole Zenita, e poi c'è un riferimento e il verbo vada inteso come usa dalle sue parti, che questi metodi da padrino andranno bene a Musco e poi compare di Musco. Ora, siccome il direttore ha rivendicato sostanzialmente una specie di trasformazione di un linguaggio primario, lo dice anche nella lettera, in un linguaggio corrente, ma, ed è il linguaggio mafioso, cioè avvertimento sta per avvertimento mafioso, questo abbiamo sentito con molta chiarezza detto dal direttore. Volevo sapere e perché ha inglobato questo paese in un territorio dove questo linguaggio ha quel significato, quando è noto che questo paese sta nella provincia di Avellino, che non ha niente a che fare con la mafia. Qui torniamo all'obiezione. Torniamo un po' all'obiezione che fece De Mita. Devo ricordare, quando ci parleremo del perché De Mita si vuole ed altre personalità politiche rispondono con un sorriso, e l'ha detto tra compari, ci siamo scambiati delle battute, si riferiva ad un'altra personalità politica che non possiamo rinominare, e dovremo poi spiegare perché, e lo dimostreremo, questo politico ha rivendicato. Comunque, in particolare la domanda qual è, avvocato? Qual è la domanda? Abbiamo la documentazione. Qual è la domanda? La domanda è questa: perché lo ha riferito questo linguaggio mafioso, cioè, al territorio? In pratica, perché passava attraverso De Mita, questo voglio dire. In pratica la domanda è questa. Penso che non ignori che Nusco non è in Sicilia. Penso? Che lei non ignora che Nusco non è in Sicilia. Arrivo, ma che è in provincia di Avellino. Allora, dice l'avvocato, ad Avellino la mafia dovrebbe essere un fenomeno siciliano, la mafia, no? Sì, beh, però c'è la camorra. Perché ha adoperato questi termini che si riferiscono a un certo tipo di organizzazione criminale e quindi mafiosa? Ma per una località dove mafia, ci potrà essere altra delinquenza di tutti i tipi, però la mafia non dovrebbe esserci, questa è la domanda. Aveva un significato oppure no? L'ho fatto così per... A parte il fatto che il linguaggio che ho usato non è particolare della mafia ma di tutta la malavita, e nella malavita c'è la mafia ma c'è anche la camorra e c'è l'andrangheta, almeno a quanto ne so, e che usano presso a poco questo stesso linguaggio. Io questo linguaggio l'avrei usato anche se De Mita fosse stato di Alessandria o di Cuneo, non in riferimento a un paese specifico. Il riferimento al paese di Nusco non aveva niente a che vedere con il linguaggio specifico di quella zona. Specifico. Dove però, signor Presidente? Della zona dove c'è la mafia. Sì. Appunto, ma però mi risulta se De Mita che... fosse nato a Cuneo o ad Alessandria. Per dire un paese ottimale, questo appunto. Avrei detto le stesse identiche cose. Ci sono dei mafiosi dappertutto. D'altronde, i termini da me adoperati si possono benissimo riferire a qualsiasi tipo. Meno male che non c'è quella di organizzazione criminale. Altre domande, avvocato? Grazie per l'ordine.
la difesa dell'imputato. Solo la richiesta di confermare se conferma la lettera inviata. Cioè, la leggiamo allora, Presidente. Sì. La lettera? Lei ha scritto, una lettera al giudice istruttore quando ha ricevuto l'ordine di comparizione. Ah. Adesso gliela leggo. Prima... Lei ha scritto: con riferimento al mandato di comparizione e contestuale invito a presentarmi avanti a lei il 22 corrente mese per essere sentito in merito al mio fondo messaggio di padrino, preferirei esporre la mia difesa al dibattimento che prevedibilmente sarà celebrato. In questa sede mi preme tuttavia osservare che con l'articolo contestato ho inteso criticare la cosiddetta opzione zero, di cui l'attuale Presidente del Consiglio ha rivendicato la paternità anche recentemente in un'intervista concessa alla Repubblica e che appariva mirata contro il giornale, l'unico quotidiano che dovrebbe cambiare editore, da sempre contrario alla politica compromissoria dell'onorevole De Mita. Peraltro i termini padrino, boss, mafia e altri simili, perduta ogni essenza criminale nell'uso corrente che ormai ne fa la pubblicistica, esprimono in modo immaginifico l'avversione dei commentatori politici per la partitocrazia e i suoi esponenti. Esattamente. Quindi confermo, i piedi. La lettera inviata al giudice istruttore, foglio 36, dopo averne avuto integrale lettura. Domande? Pubblico ministero? Nessuno.